Ecco quella battuta di merda che ha fatto lei subito, vabbè, vado avanti, che una battuta di merda così era non la carina, senti, era carina. No, era carino, dai, per dirlo anche sta. Federico si stava bene. Sì, si può ridire. Sì. Ho detto ma il bastone ce l'hai. Ho detto no, c'ho gli occhiali. E gli ho detto il cane? No, bastone, cane, occhiali. C'ho una ciotolina. Guarda. Una ciotolina, eravamo solo buongiorno. Professore, buongiorno. 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 Oh, dunque, noi intanto salutiamo a Silvia Vettore. Siamo vicini a Silvietta perché un abbraccio non immenso di più. Però come io dico sempre, via col minuto del silenzio, mi ci sono le palle, fa un minuto di ricordo perché Rosaria comunque era una grande. È arrivato anche il professore, buongiorno professore. Contro luce si vede anche meglio. Come sono bello? Ma come sarò bello? Poi bianco così, no? Con questo contrasto. Senti, di chi sei bello è come di chi io sono magro, uguale. Guarda, Nico, facciamo anche poi un collegamento telefonico. Lo fusti, grande pittore. Guarda, come pittore, come professore, mi ha sempre rotto la palla. Ah, merda. Stavo controllando, sì, e non rotti o meno. Bravo, sì, ora sono passati già 20, 30 anni. E tanta roba. Tanta roba. È rimasto presto un poco uguale, insomma, un po' di capelli bianchi, però. Bianco. Ora vado a fare la pettecolina e poi cosa dice? Dentro sono rimasto uguale. Ma se uno nasce rompi palle e muore. Qualche metastasi. Ora però sai chi chiamiamo? Chi chiama? Maria Grazia Mazzelli, la candidata. Così guarda, non credo neanche te. Ecco. Facciamo domande come stanno questa campagna. Mi pare la chiamiamo? Così senza andare sulle notizie. Andiamo direttamente. Dico il chiesimo senza notizie. Diciamo un giornale. Riesco da un giornale. Un pacchetto lo tiro. Non c'hai tatuato il mio idolo. Oh dai, anche il tuo. Lo sapevo. Più grande. Ma lei è una bestia. Bravo, Sabino. Ma come sei? Ma che dico? 5 minuti mi resto. Tu guarda, tanto. Forse sei. Mi viene molto meno. C'ho lui e Monicelli da vicino. Sì. Allora, sono uguali, guarda. Sono uguali. La versione americana di... Sono uguali. Lo vedi che poi dopo 30 anni abbiamo scoperto che c'era una cosa che ci univa, per quello non ci troviamo d'accordo. Quando due sono troppo uguali, non si trovano. Sei stato il professore? Sì, alle medie. Ah, non lo sapevo. 85, 86. Infatti ogni tanto anch'io che sono un bravo insegnante ho dei successi, Sì. Sono un successo. Insuccesso. Ma non lo so, diciamo dai, che è stato santo. Povero, ma io lo capisco, la scherza e ruzza, ma dice che io professore, un bimbo così. Io lo troncherò. Sì. Diciamo, però, fa la campagna elettorale, ce ne ragionavamo la volta. Il sentore. Il sentore. Non ho proprio idea, anche perché. Perché? Non si vede un cazzo. Oh, guarda come sei bello. Sembri quasi di Andrea, questo qui qua. Sì. Non ti piace da Andrea? Andrea è un altro libro. No, a me invece dopo un po' mi rompe quello. No, no, prima di Andrea lascia. No, io dopo un po'. Ah, il primo. Peggio del secondo proprio. Lui c'è ancora più noioso. No, ascolta, io di Andrea non lo sopporto ora più neanch'io perché sta diventando un santino. Nel senso che veramente non mi piace più la gente a cui piace di Andrea. Ci non è più la gente di allora. Sì. Da quando è morto, l'hanno fatto un po' la gente di sinistra di oggi. Poi c'ha la sua moglie che non è che gli abbia fatto proprio un bel regalo perché lo sta portando come nicuno di padre Pio. Sì, è un santo laico è diventato. Santo laico. Con la Che Guevara, Ragazzi subito. Con la Che Guevara. No, lui oltretutto poi si è stato a metà tra un mondo borghese, genovese, ricco e così via, un mondo degli ultimi. Però è sempre stata a metà, per cui non so se è bene se era un ripulsionario, un prete, come ancora tanto. Vabbè, un po' anarchico, stava stretto un po' tutte le dimensioni. Stava stretto tutto, poi gli artisti non vanno giudicati per quello che devono dire, vanno giudicati per quello che fanno. Quello che lascia. Cioè, quello che lascia. Questa è una categoria. Io quando ero ragazzo c'era Battisti è un fascista. Dico, Battisti è un cantante. Urcini è impegnato. Urcini è un bravo scrittore alla maniera carducciana, fa delle belle canzoni e così via. Poi io seguo il verbo di Giuseppe. Certo. Credo in Dio che non si chiama Urcini. Urcini che sei già Urcini per ricordo nostro, Sì. Suvereto alla Sagra del Cinghiale, dove ha conosciuto la sua moglie, perché doveva conoscere la tua moglie alla Sagra del Cinghiale, giustamente. Certo.
mi sento prendere per braccio io mentre si mangia. Durante una sera schierava questa presa ignorante, potente, mi giro, andiamo a spiegare, cazzo, non ci. E c'avevo una maglietta bellissima che era bevo solo quando guido, che secondo me era stupenda. Infatti facciamoci la foto. No, facciamoci le foto. Però non con le macchine, si parla, no, si parla. Ancora non c'era digitale. 90? No. Lumina. Il problema quale fu? Che non c'è un rotolino dentro. E questa no. Sia... Ma c'è la mia accorta, dopo una serata di cinghiale. Una cosa con Guccini così. Pensato così. Duore tutti, cresci che scattava, ti contattava, si mette sul giornale, quanta serata con Guccini. Non esiste traccia di questa cosa. Ora la gente si fida di noi. È andata così, forse no, dicono questi la scrittura. La bellezza di vivere da cialtrone. Sì, sì. Ma si preoccupate di noi. Oggi no, oggi saremmo stati bello mediatico. Prova un po' se tornassi. Ma vediamo se c'è Maria Grazia, se doveva andare a fare volantinaggio anche lei a Portoferraio. Maria Grazia Fazzetti. Ho preso la cosa. Io ci provo a Fazzetti. Questo telefono di Giappone Secchiano. Non serve. Questo è Carducciano. Questo è le ultime mail di Jacopo. SMS. Ma raga. Perché lei ha paura? Nulla. Sta preparando il discorso. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Maria Grazia, buongiorno. Sei vestita? Pronto? Maria Grazia? Pronto? Pronto? Ora ti sento, okay. Federico. Buongiorno, Maria Grazia. Ma oh, buongiorno, Federico. Ti sei vestita? Ma dai, no! Stavo già uscendo di casa perché c'è una giornata durissima davanti. Ascolta, che mise hai per il volantinaggio? Sportiva, elegante, casual. No, direi proprio casual. Jeans, maglione nero e stivaletto. Capo basso e pelato. Di sinistra. È giusto, di sinistra da battaglia, vero? Certo, da battaglia come sono io. Ascolta ragazzi, allora come sta andando? Cosa. Quali sono insomma i riscontri anche così, emotivi di questa campagna? Come parla bene, ragazzi. Allora, i motivi sono belli. Ieri sera abbiamo fatto una cena, c'era tutta la sinistra, quella vera, sai? Quella che sta dalla parte giusta. Ed è stato bellissimo. Si è conclusa con i canti di Daniela Sorì e Sergio Rossi. In ribotta, è finita in ribotta. Sì, infatti, è stato proprio bello, c'è un entusiasmo, una quindi voglia, mi piace a questo affare e anche una speranza di poter cambiare qualcosa su questo territorio. Sarebbe un'ottima occasione poter mandare qualcuno in regione. Vero Federico? Quindi ti dici, mandateci a me. Infatti, cosa vuoi dire? Ascolta, due tre pillole su alcune problematiche sentite, no? Tanto ormai certo. C'è sanità, trasporti, cioè non trasporti scuola. Nel senso... E non, dici ma, questa frase bella che ci sta talmente simpatica che l'Elba va valorizzata. Che lo dico tutti così, l'Elba va valorizzata. Visto gente cioè, con le magliette, tatuaggi. In campagna elettorale arriva uno dalla regione a chi gente non si conosce. L'Elba va valorizzata! Ma l'Elba dov'è lì dietro? Ischia, da quelle parti! Ma l'Elba come ci arrivi? Ma ascolta, con... se... c'è il treno! Su Google Map c'è, a un certo punto c'è un pezzo blu! C'è tratteggiato! Esattamente cos'è? Forse si può sorpassare quel pezzo! Ma di se balla c'è questo problema! Allora, tre pillole su questi argomenti qui! Ok, allora, per i trasporti, sappiamo benissimo cosa ha fatto la regione Toscana, la regione di questo PD. Ha messo tutta la continuità territoriale di questa isola nelle mani di un monopolio. Bisogna garantire un diritto al trasporto che sia veramente efficace per gli urbani. Per la sanità siamo usciti con un comunicato, non so se lo avete letto, sì. In cui chiediamo di mantenere il nostro presidio ospedaliero a livelli dignitosi. Per la scuola, noi chiediamo che l'isola abbia bisogno di una legge speciale che ci garantisca la continuità didattica, che ci garantisca il personale, perché tutta la scuola d'Italia è in difficoltà ora più che mai dopo la legge sulla buona scuola. Ma l'Elba in una situazione particolare e ha ancora più problemi e vanno risolti per garantire una formazione ai nostri bimbi, che sia una formazione in una scuola laica e pubblica. Per il territorio noi pure ci saremo impegnati
e noi usciremo con un comunicato sulla tutela del nostro territorio. Questi sono i quattro punti, a questo si aggiunge il diritto al lavoro. Questi sono i cinque punti sui quali noi ci stiamo muovendo e sui quali ci impegniamo. Che te ne pare, Federico? Ti mancano i casino e i casini? Allora, i casini, case per Budelli ci sono, se nel vostro programma no, perché Cosimi mi sta puntando. Cosimi con quello ragazzi fa il colpaccio. Cosa avete detto? Capito, non avete capito, vai. Vista Cosimi, Cosimi di Forza Italia, no? Hai visto? Lui posso punta una battuta? A sì. Ci tiro per tutti, Casino e Casino. Diciamo lì siamo in una posizione, diciamo, come si può dire, neutra, via, neutra. Ah, ho capito, sono stata esagerata con la battuta. No, dire con noi. Con noi non c'è mai esagerata. Sono mica l'erba. Quindi, ma grazie. Ascolta, Federico, ci sono tutte le possibilità. Perché l'ultima volta che mi sono presentato ho preso il 10% dell'elettorato. Mi basterebbe arrivare al 15%, quindi è uno sforzo possibile per mandare un rappresentante dell'Elba in regione. Okay. Ma veramente, una che si muova su questi temi e che lavori per il nostro territorio. Ma come vi ho detto a Cosimi, occhio, perché se vai in regione e fai una cappellata, noi ci avevamo il numero e sapevamo chi sei. Perché ci siamo un pochino rotti le palle sempre di questi promesse. Quando il fatto. Ragazzi, non è vero, io non faccio promesse. Ma io te l'ho detto prima, sono preventivo, capito? Ma poi a campo andava tutto bene, con faccio, no? Ma ce l'abbiamo fatta! Ce l'avete fatta, certo! Lo vedi che io... C'è gente che si è messa Santini di Fazio in macchina, buongiorno. Sì, che sì. Cosa ha detto? A capo c'è i Santini di Fazio in macchina. Vai piano, Fazio ti guarda, capito? Studia! Studia, Fazio ti osserva. Ricordi di santificare le scienze. Scienze. Fazio è un bravo preside. Sì, confermo. E noi ci servono i bravi dirigenti, confermo. Per la nostra scuola. Confermo, perché mi hanno tante volte, no? No, è vero? Perché, no, è vero però, è una persona molto aperta alla società civile, quindi integra molto scuola con il territorio e società, quindi grande Fabio Fazio. Valorizzato tutte le risorse del territorio, le portate dentro la scuola, con un'attività laboratoriale che sta ottenendo davvero dei buoni frutti. Sì. È un bravo dirigente. Sì. È vero, Sandro. Io lo conosco. Sì. Ci abbiamo anche Sandro Zingoni, ci abbiamo. La mattina è apparso. Oh, che piacere, salutamelo tanto. E qui ti sei. Qui. Non ti fidare di questa gente qui, ti ricordi la testata del male 20 anni fa? Io non magari. Questi sono uguali, guarda, magari. Come li tocchi ti bruci. Magari. Sono dei dissacratoginati. Però devono anche capire che ci sono cose anche serie, che io affronto da un altro punto di vista. No, ma anche noi, ora, ci ruzza, ma poi le cose arrivano. Non so dove, ma... Ascolta, ma ragazzi, a noi ti si fa... come si può dire? Culo la balena, va, perché l'auguri porta sempre merda. E invece facciamo qualcosa di più teatrale. Cioè, ascolta, la Mancuso ieri ha finito con una frase che era tra la poetica, la poesia e la politica. Uno slogan un po' più... Ma già detto, più proprio per tutti, ti piace? No. Era bellissimo. No, voglio uno slogan di sinistra. Vota la rossa! È bellissimo! È forti, bellissimo! È carino vota la rossa! Sì, mi garba! Ma te lo sai perché mi chiamano la rossa? Non c'hai i capelli rossi? No! Oltre! No, non so! Quando facevo l'assessore in comunità montana, sì, poi, ti ricordi che feci tutte quelle lotte contro la comunità montana, viaggio a Monte Carlo, i viaggi a Monte Carlo! Francesco Bosi si rivolse a me in assemblea dicendomi lei è troppo rossa, persino di capelli, e da allora sono la rossa. Quindi vota la rossa. Vota la rossa! Ma ragazzi, allora auguro con la balena, ho detto. Grazie ragazzi. Ciao. Crepi. Ciao. 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 Povero lupo. No, in bocca al lupo. Povero lupo. Ma voi le cose ricordate così? No, prima del lavoro. Questa è la pausa caffè. No, prima di andare al lavoro e comincia a essere preoccupante. Sì.
quella, siamo è, detto, è detto da te, se è molto deve essere più un'alternativa alla disoccupazione, questa ci un modello, questo è un caffè, no, voi siete veramente l'esemplificazione degli slogan del 68, dateci il superfluo, faremo a meno del necessario. Parla bene, questo va proprio così. No, vabbè, c'è tutto di cosa. No, cioè, dateci il superbo, dateci la merda. No, superbo è tutto quello che serve per vivere. L'arte, la bellezza, la discussione, l'ironia, la risata, tutto questo è superbo. Poi è necessario l'automobile, il telefonino. No, allora vabbè, dateci il superfluo, il resto. Telefonino, ho visto una cosa che nemmeno la canna del tavolo ce l'avrebbe. L'antiquariato. Dove la fanzetti? Questo è una cosa di ultima generazione. Ma stai schifo, guarda che meraviglia, guarda che bellezza. È quello che avevo io fino a pochi sì, giorni fa. Sì. Io da quando ho scoperto, io i miei primi telefonini l'ho comprato io per le mie figliole per avere un controllo sulle bimbette, adolescenti, eccetera. Ora controllano lui. E ora controllano la badante, mi fa. E praticamente appena venisi conto che 10 miglia fuori in barca a vela non sembrava più nulla, dico, ma che mi sei? Resta con la bussola, a me non ti vedo. Prof, due parole sulla scuola. Dunque, allora, un elogio della scuola. Un elogio della scuola italiana, perché tra mille difficoltà, mille casini, pendolarismo endemico, cambiamento di presidi, problemi in lice e così via. Io ho 30 anni, ho visto una scuola che è cambiata. Dov'è in Italia una concentrazione così alta di adulti e bambini con un certo giro di denaro in cui non succedono scandali? Ma non è che non succedono perché non si vengono a sapere, perché è anche una delle più controllate, cioè il consiglio di istituto, rappresentanti, genitori e così via. Poi c'è partecipazione. È una cosa che funziona. Una cosa che funziona, di cui tutti parlano male, ma tutti poi quando ripescono la loro memoria parlano bene, perché dicono che è servita. Io poi sono uno che pensa che la scuola non dovrebbe esistere. In una società perfetta la scuola non ci dovrebbe essere, perché se uno vuole imparare un mestiere, va da chi fa quel mestiere. Vuoi fare il chirurgo? Stai con un chirurgo 20 anni e vedrai che impari. Vuoi fare l'ingegnere? Vai con un ingegnere 20 anni e vedrai che impari. La scuola ha una funzione di educazione. Di educazione, di preparare belle persone che abbiano gusto, capacità di convivere e così via. E questo dovrebbe fare una comunità educante, cioè lo state facendo voi. Dovrebbe fare quello che quando ti butti un pezzetto di carta per terra non ti conosce, ma ti dice bimbo, rimettila un po' a posto. La comunità educante non c'è. Quando la comunità educante non c'è, e ora non c'è, ci vuole la scuola, me lo chiedo. E a quanto pare lo sta facendo. Perché io trovo ragazzi che hanno 50 anni con la barba bianca, 40 anni con la barba bianca, così via, che hanno un bel ricordo di qualcuno che l'ha aiutato a crescere, speriamo, non per me, ma anche per quegli altri, per tutti, per cui, e devo veramente spezzare una lancia in favore. E sul fatto di questa riforma renziana del prete, sceriffo, io andando in barca a vela sono convinto che su una barca comanda uno solo. Si va in barca, si decide prima chi comanda, ma una volta che hai deciso quello che dice si alza questo fiocco, se non si alza di no, alza quell'altro e ti spara. Qual è il problema? Non è il problema di essere decisivi in questo modo, il problema è che mi pare che non sia democratico, perché secondo me dovrebbe essere come all'università, dove il direttore di dipartimento, ovvero il direttore di facoltà, è eletto tra i docenti del dipartimento a scadenza quinquennale, per cui ogni 5 anni si dice chi ne ha l'applicazione, la capacità e così via, se la sente si mette a votazione, perché un conto è che tu decida tutto per conto tuo, ma poi ci deve essere un sovrano, nel caso della barca è l'armatore, nel caso un'industria sono gli azionisti, nel caso un ente pubblico sono la società, per cui una componente di docenti e genitori e ogni 5 anni è l'economia, il quale poi fa come gli pare, poi si vedrà. Poi si vedrà dopo 5 anni, ma però diciamo che deve essere collegiale. Chiedo una cioè, essere, uno, che in questo caso il preside che ha avuto questa riforma è un preside. È un commissario. È un preside potestà. Potestà, un commissario, lo metto lì e fa quello che preside che viene lì e fa quello che gli pare. E la cosa non può funzionare, no? Perché non può assumere parenti, sì, ma ogni preside può assumere parenti di quell'altro. Di quell'altro, si mettono d'accordo e funziona. L'elezione, come in democrazia, se vogliamo credere alla democrazia, possiamo anche non crederci, però se vogliamo, per il resto, per ora la scuola, grazie al fatto che
come in tutte le situazioni, gli ospedali, le aziende e così via, c'è un 50% di persone che ci credono e un 50% di persone che non ci credono. Il 50% di persone che lavora, che la mattina quando suona la campanella è lì, l'ha fatta funzionare questa scuola e cammina. Perfetto. La mattina è piombato qui, siamo in giro. Ma ha lasciato zitto a me che erano anni che stavo zitto in questa maniera. Ciao! Ciao, quanto piacere. Ho scoperto dopo 20 anni che faccio di Belushi, quindi che sei faccio di John Belushi. E non lo sapevo, Sandrino, però. La mattina mi a quei tempi. La banda, a quei tempi mi rompivi le palle con l'attitudine e invece potevamo parlare tranquillamente. Allora, non so se eri te, non so se un'altra classe, ma ebbe una rivolta dei genitori, dei miei colleghi, del posto, quell'epoca una terza li volevo portare a Bologna a vedere Pink Floyd. Purtroppo non sono stato io perché io avrei fatto casino alla rovescia. Il pescero nero, dove li volevo portare sti ragazzini. Che testa di cazzo. Però uno ci prova. Arrivederci, è stato bello sentire. Ma io ora voglio un caffè per. Certo, certo. Cioè, ho lavorato. Normale? Certo. Normale. E che ti dicevo? Provate di no. Anche se danno i pasti non ho sempre queste mani che ci vuole portare. Arrivederci.